Aldo Squeri è tornato in servizio allo stadio Terlini come autista, ma attenzione bene, non del Parma Calcio stavolta, bensì della Roma, quindi insomma, complimenti perché hai fatto carriera, Aldo. Fatto carriera. Raccontiamo un po', insomma, perché ho visto anche tanti tifosi che erano incuriositi perché dicevano: ma come, il Parma presta il pullman alla Roma? Ricordiamo che il pullman è della TEP e non del Parma. La Roma è una vecchia cliente della TEP, ha sempre viaggiato con noi quando veniva a giocare a Parma, perché Scaglia, il team manager che a Roma era qua prima, si ricorda di noi. Visto che c'era il pullman fermo, ne abbiamo approfittato per portarli loro. Insomma. Non me l'aspettavo di venire al Terlini da avversario. È la prima volta per te da avversario, hai anche vinto, insomma, anche se forse ti dispiace un po'. Sì, mi dispiace parecchio. Certo. Non me l'aspettavo. Ma avevi già fatto altri servizi in altre occasioni per loro? No, la TEP li aveva già fatti, però io personalmente ero col Parma. È chiaro, era all'esordio assoluto. Sì. E il pullman, insomma, vediamo che quindi è ancora attivo, funzionante, noi che siamo affezionati a questo mezzo storico che ha portato tanti campioni, che ha dato tanti successi. Sì, certo, il pullman è sempre perfetto e... sempre una Aldo, qua dicono che è un bel ragazzo, sì, però attenzione bene, non è una bella donna che lo dice, ma un uomo passabile, via, diciamo così. Mi costerà 100 euro quella battuta. Esatto. Senti, ma insomma, quindi come dicevi che è stato un po' un'idea, diciamo così, di Salvatore Scaglia. Salvatore Scaglia, che insomma, questo pullman lo conosce bene. Se non ricordo male, lo prendeva spesso d'esempio, no? Sì, infatti era... la costruzione c'era lui quando l'abbiamo fatto per il Parma e è sempre stato, ha deciso lui come farlo, ha deciso lui tutto, quindi lo chiama il suo pullman, certo. È tornato su anche lui. Mi era emozionato anche lui, mi diceva di risalire sul pullman come tanti anni fa. Sì. Certo. Ma è stato un numero unico oppure ci sarà l'occasione per fare ulteriori servizi? Beh, non so, se magari quando la Roma viene in zona, il Sassuolo così, magari... chissà mai. E per te che emozione è stata tornare al Terlini da avversario? Ho salutato un sacco. Dove hai la camicia, cioè la cravatta è giallo-blu, però anche se è quella della TEP. Esatto, non è giallo-rossa. E quindi dicevi? Non pensavo di provare certe emozioni. Comunque forza Parma e basta. Perfetto. Ok, grazie Aldo e buon lavoro.